Nati, vedo che tanti volti c'erano già l'altra sera quando Savino ci ha presentato quel percorso che intendiamo fare, terza rinascita. Vi saluto e saluto in modo particolare Savino, teologo questa sera. Filosofo teologo comunque. Siamo qui per capire se possiamo imitare Gesù. È una domanda bella che ci interpella e cercheremo di capire questa sera come procedere in questa riflessione attraverso un filmato, attraverso, avete visto questo libro, no? E penso che sia possibile comunque fare dopo di proiezione qualche domanda, non conferenza, domande secche o qualche riflessione molto breve, perché altrimenti rischiamo poi di... Ecco, ti lascio subito la parola, senza perdere tempo, ci mettiamo in religioso silenzio, dato il posto però, insomma. Sentiamoci a casa. Grazie. Grazie. Bene. Senza alcuna velleità di narcisistica esibizione, occorre dire a quale titolo mi ritrovo a parlare di questa roba qui, perché sono un analista filosofo, diplomato nella Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche di Milano, Filo, se qualcuno circola su internet, cerca Filo, Milano, Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, troverà il sito con tutte le spiegazioni del caso. È una scuola che abilita, oltre che a svolgere una funzione di disseminazione culturale di contenuti che dalla spiritualità alla filosofia, alla psicologia, alla psicanalisi presa nelle diverse correnti, cerca di sollevare questioni che riteniamo essere urgenti per il nostro tempo, alcune delle quali saranno oggetto di riflessione questa sera. In questa associazione c'è anche una scuola quadriennale di qualificazione professionale come analista e opportunamente abbiamo eliminato la parola psicoanalista per la semplice ragione che partiamo dal presupposto che la psicanalisi da sola riteniamo non sia in grado di accompagnare l'evoluzione e lo sviluppo di una personalità. Il mito della asetticità, il mito della neutralità della psicanalisi si è ormai ampiamente dimostrato essere un mito appunto, e per questo si ricorre all'ausilio delle grandi sapienze umane, dalla filosofia alle spiritualità di tutto il mondo, ciascuno secondo la propria tradizione culturale. È vero anche che ci sono delle matrici di pensiero che strutturano, che fanno un po' da cornice di questa ricerca, di questa proposta, e che sono dal punto di vista filosofico la proposta di Pierre Hadot, studioso di filosofia antica, colui che ha rilanciato in termini molto interessanti per noi la filosofia come modo di vivere, non come costruzione di concetti astrusi o alti tendenti a spiegare l'ordine delle cose, quanto piuttosto la filosofia intesa come una pratica esistenziale orientata alla saggezza del vivere.
Certamente c'è la psicanalisi, in modo particolare si privilegia l'approccio junghiano, di qui il libro rosso di Carl Gustav Jung, ma non si disdegna nessuna corrente per la semplicissima ragione che la psicanalisi in quanto metodo è per definizione plurale. Già Freud aveva immaginato che, essendo molto legata alla figura dell'analista, anche se lui aveva la velleità di volerla costruire come scienza, in realtà poi ha dovuto in ultimo ricredersi, e quindi largo uso dei diversi approcci. E infine c'è la dimensione autobiografica, perché se si tratta di modi di vivere e si tratta di un approccio psicanalitico che riguarda la persona, non può essere esclusa la storia di vita, la nostra storia di vita, nel mentre ci occupiamo di sviluppo della nostra personalità. E quindi analista biografico a orientamento filosofico. Questo è il quadro da cui mi muovo. Poi certamente Don Mario ricordava il fatto che c'è teologo, sì, c'è anche quella cosa lì, ma questa sera io parlo come analista. Va bene, la dimensione teologica la tocco, la richiamerò alla fine del nostro incontro, perché dovrò dire delle cose che con la teologia fanno un po' a pugni. Per questo io vi lo dico in premessa, quanto dirò lo dirò dal punto di vista della psicologia analitica di Jung. Questo potrà a volte servire, essere di aiuto all'esperienza cristiana, a volte potremo avvertire una certa dissonanza, ma tant'è, stiamo parlando della proposta di un autore. E se il tempo ce lo consentirà, farò vedere anche in quali cose l'approccio junghiano differisce dalla visione cristiana o cattolica, se volete, della sequela di Cristo, per una questione di onestà intellettuale. Quindi questo è. Cosa faremo questa sera? Mi sarebbe tanto piaciuto, ma il tempo è tiranno, cominciare come abbiamo cominciato l'altra sera, con una scrittura. Ce la risparmiamo, recuperiamo tempo, però vi chiedo di pensare, quando voi vi capita di immaginare l'essere discepoli di Gesù, provate a riconoscere nella vostra vita personale quali sono le azioni che voi compite e che vi restituiscono la sensazione di essere dei discepoli di Gesù. Sono discepoli di Gesù, se lo siete ovviamente, qui non lo do per scontato, per chi non ritiene di esserlo, provi a immaginare comunque, dal momento che crocialmente diciamo che siamo tutti nel filone della cristianità, e quindi non possiamo, siamo entrati comunque in contatto con questa realtà. Allora, la sequela di Cristo, l'essere discepoli di Gesù, con quali azioni la facciamo coincidere? Azioni che effettivamente compite nella vita, non quelle che Santa Madre Chiesa ci imporrebbe di compiere, quelle che dal vostro punto di vista sarebbero utili, opportune e sufficienti per dare sostanza e corpo alla sequela di Cristo. Nel mentre ci fate questi pensieri, mi introdurrò con degli spezzoni di un film molto noto, L'attimo fuggente. Probabilmente il video non è della miglior qualità, ma a noi interessano i dialoghi. Vi proporrò delle scene che risulteranno utili a chiarire alcuni concetti della psicologia junghiana, nel mentre li vediamo in azione, così proviamo con l'aiuto delle scene del film a renderle un po' più legate alla vita. E dopodiché vi farò una proposta, ritengo sì un po' audace, perché dovrò tentare di
rendere leggibili alcune cose di questo libro. Questo è il libro rosso, meglio, copia del libro rosso di Jung, rosso perché l'originale ha una copertina rossa. E di per sé Jung non lo chiama il libro rosso, lo chiama il Liber Novus, prima parte e seconda parte. Io non so, qui è l'audacia, io non so voi se conoscete Jung, cosa sapete di lui, se avete mai sentito parlare di questo libro rosso. A parte il mio collega, quanti di voi sanno di questa faccenda qui? Alzino la mano. Un po' più certo? Sì, ci siamo, va bene. In ragione di cosa, se posso chiedere? Cioè, come fa, cosa, da quali vie lo conosce? Ah. Perfetto. Bene. Allora dovremmo dare proprio tre pennellate, ma proprio giusto per inquadrare chi era questo personaggio. Qualcuno di voi ha visto per caso il film Dangerous Method? L'hanno dato molte volte dalla vicenda. Insomma, Carl Gustav Jung, figlio di un pastore protestante svizzero, è stato un proprio dovremmo dire con l'articolo determinativo, l'allievo privilegiato di Freud, ok? E come succede a tutti i figli beneamati, prima o poi si litiga. La ragione del litigio viene fatta risiedere, come il carteggio tra Jung e Freud dimostra, viene fatto risiedere in due questioni, una di natura relazionale, l'altra di natura professionale, chiamiamola così. La prima relazionale era che in un viaggio che avevano fatto in America Freud e Jung, Freud racconta di sé, di un sogno che aveva fatto durante la notte e Jung si era proposto di interpretarglielo e Freud si rifiutò di farsi interpretare il sogno perché riteneva che questa incursione di Freud, di Jung nella vita e nelle profondità inconscia di Freud gli avrebbe diminuito l'autorevolezza di lui in quanto iniziatore e maestro della psicanalisi. Era stata fondata da poco la Società Psicanalitica Internazionale, quindi il padre fondatore doveva essere al di sopra di ogni sospetto, siccome entrare nelle profondità dell'inconscio significa entrare nel lato d'ombra, nel lato scuro di ciascuno, e Freud si rifiutò e questo provocò in Jung una specie di risentimento che gli fece perdere un po' di stima nei confronti del suo maestro. Non come dice, no, tu l'autorevolezza la perdi proprio perché ti rifiuti di sottoporti a ciò che tu stesso proponi per gli altri. In realtà la ragione più profonda, non che l'altro non lo fosse, ma la ragione più profonda sta in una divergenza radicale tra Freud e Jung riguardo a uno scritto che Jung aveva pubblicato, Simboli della trasformazione, in cui dava una comprensione della libido differente da quella di Freud. Freud ne aveva una comprensione della libido in chiave sessuale, Jung in maniera un po' diversa, come energia vitale della totalità della persona e non solo limitata alla dimensione della sessualità intesa in senso psicanalitico e non genitale. E, insomma, su questi due punti Freud e Jung cominciarono a prendere le distanze. Il punto è che per Jung questa separazione da Freud, che fu anche abbastanza pesante per entrambi, perché Freud aveva intravisto Jung il suo successore, no? Aveva fatto davvero, era davvero il delfino dell'imperatore, che era con diritto di successione. Questa profonda differenza genera una frattura irreversibile, i due in un carteggio si salutarono con cordiale durezza
sta di fatto che Jung segue il suo percorso, ma da quella rottura Jung vive una, come possiamo dire, una profonda crisi, esattamente come quando un figlio litiga col padre. Una profonda crisi. Da quella profonda crisi Jung, che era un brillantissimo psichiatra, e Jung era un neurologo, e da questa rottura comincia un periodo molto buio, una depressione potente che lo portò a rivedere molte delle sue cose, come accade in tutti i periodi di depressione. Fatto sta che per potersi riprendere da questo Jung inizia un percorso di ricerca, comincia a dialogare con la parte più oscura di sé, dialoga con le sue immagini interiori, e queste sono immagini che, attraverso una tecnica, una metodica che lui stesso aveva suggerito sotto il nome di immaginazione attiva, Jung dipinge le cose che immagina, le sue fantasie, i suoi sogni, no, ma questo è proprio immagini in stato di semiveglia, diciamo così, e lui entra in dialogo con queste immagini. Addirittura c'è un personaggio chiave, Filemone, con cui lui dialoga a viso aperto, quasi una sorta di sdoppiamento di personalità, perché Filemone è l'altro di sé, la parte che lui la chiamerebbe la persona numero due. Dipinge in questo libro, in questo diario segreto, che non è mai stato pubblicato se non 7 anni fa. Jung è morto nel 63, mi pare, 62-63, e la famiglia non ha osato pubblicare questo libro o questo diario, il diario segreto di Jung, per timore che ne risentisse l'autorevolezza di pensiero, perché, capite, un grande della psicanalisi mondiale, che scrive in tedesco un libro, insomma, questo è un diario con il quale, attraverso una tecnica di immaginazione attiva, Jung ha di fatto preso per mano se stesso per uscire fuori da quel periodo oscuro. Questo libro è un libro incompiuto, che è stato scritto in molti anni, con lunghi periodi di pausa, ed è ancora tutt'oggi oggetto di studi. Vi sono delle buone pubblicazioni di commento, però è un'opera che è ancora tutta da scoprire, da approfondire. Da 0 a 7 quanto sono stato chiaro? 4. Bene, già buono? Sì, ci sta, va bene. Ora, ciò su cui ci soffermiamo noi non è certamente il pensiero di Jung, ma uno dei suoi concetti fondamentali, che è il processo di individuazione. Allora, questo processo di individuazione ve lo fotografo in due, nel momento, come dire, nelle sue due facce, attraverso le immagini del film. Poi vi farò una presentazione di alcuni pensieri che aiutino ad entrare nel processo di individuazione, in che cos'è. Di lì ne traggo alcuni spunti per chiarire che ne è della imitazione dei modelli, e se sia possibile imitare nella vita qualcuno. E di lì, terzo passaggio, dunque, l'imitazione di Gesù. Capite che parlare della imitazione di Gesù significa entrare nel cuore dell'esperienza cristiana. Vi dico subito che Jung è amato e odiato dalla Chiesa. Amato perché ha finalmente aperto, è stato il primo di fatto ad aprire le porte del mondo della psicanalisi all'esperienza spirituale, in modo particolare attraverso la spiritualità orientale, ma con una chiara ferma scelta della religione cristiana, che lui riconosce essere
uno dei miti fondatori della cultura occidentale. Odiato perché di fatto Jung è un agnostico, non è un credente, anzi lui stesso in un'intervista che circola, se digitate su YouTube, c'è un'intervista della BBC a Jung, in cui l'intervistatore chiede alla donna: lei crede in Dio? La sua risposta è secca: no, io non credo, perché io so. Punto. È chiaro il suo ancoraggio alla tradizione gnostica. Bene, in questa maniera però, ciononostante, Jung entra in un dialogo serrato con il cristianesimo, in un modo particolare con il cristianesimo di origine luterana, perché la sua origine è lì, con qualche ondeggiamento a favore della tradizione cattolica, di cui ne apprezza molto tutto l'apparato liturgico, simbolico e sacramentale, che entra, fa buon gioco con la sua psicologia analitica. Ecco, questi tre passaggi: individuazione, imitazione, imitazione di Gesù, sono le tre cose che stasera spero di riuscire a dire in una maniera comprensibile. Oh, possiamo cominciare? Sì, vediamo se adesso... Prima di vedere un altro pezzo, proviamo a dire delle parole che descrivano questa scena. L'inizio... Va bene, poi. L'inizio dell'anno scolastico. Parole che individuano qualcosa del clima o dei contenuti apparsi in questa breve narrazione. Sì, disciplina, ma qui c'è il sottotitolo tradizione. Cos'altro avete osservato? La rinuncia ossequiosa anche, la rinuncia. Non contraddire in pubblico l'autorità paterna, siamo in pieno clima di società patriarcale. Modellazione. Prego? Modellare, sì. Come dire, c'è un chiaro intento, addirittura un modellamento che ha una tradizione di 100 anni. Come dire, 100 anni fa gli uomini si facevano così e noi 100 anni dopo continuiamo a farli così. Pesantuccia come cosa, no? Sì, come cosa. C'è anche l'altra scena, noi dei ragazzi che si chiudono nella stanza, in cui però le quattro parole diventano altre. Segretezza, mi sono sfuggite, qualcuno ne ha colto qualcun altro. Ribellione. Succede sempre così, no? Come dire, dal punto di vista psicanalitico diremmo, ecco come nasce la nevrosi, lì avviene la spaccatura di personalità, no? Della serie più banale, vizi privati, pubbliche virtù. Primi della classe. Devono essere i primi della classe, così. Prego? Aspettative, sono le aspettative della società. Prego? Il tuo amato. Sì, poi non lo sai che la mamma, in quel momento è diventato, il padre padrone è diventato seduttivo, no? Con un fare molto, un po' mieloso, come si conviene ai violenti, ma è diventato seduttivo. Insomma, il quadro è questo. Quindi il ragazzo è prigioniero di un mito familiare. Sì, di un mito familiare, no? Che viene persino socialmente tramandato, costruito, no? In un'alleanza stretta tra istituzione e famiglia. Ecco, è questo. Per noi è importante prendere nota di questo, perché l'inizio della scrittura di questo libro parla in questo modo, guardate.
è un dialogo tra lo spirito del tempo e lo spirito del profondo. Se parlo nello spirito di questo tempo, devo dire, nessuna e nulla possono giustificare quello che devo annunciarvi, qualsiasi giustificazione mi è superflua perché non ho scelta, ma devo farlo. Ho imparato che oltre allo spirito di questo tempo, che è quello che abbiamo appena descritto, è all'opera anche un altro spirito, e cioè quello che governa la profondità di ogni presente. Lo spirito di questo tempo vorrebbe sentire di cose utili e che valgono, che per lui erano la fama, il successo, la ricchezza in cui lui effettivamente viveva. Anch'io la pensavo in questo modo, e la mia parte umana continuava pur sempre a pensarla così, ma quell'altro spirito mi costringe comunque a parlare al di là di ogni giustificazione, utilità e senso. Lo spirito del profondo mi ha tolto la ragione e tutte le mie conoscenze per porle al servizio dell'inesplicabile e del paradossale. Mi ha tolto persino il linguaggio. E questo è il linguaggio con cui alternativamente dà voce allo spirito del profondo. Cioè, Jung racconta di un contrasto tra lo spirito del tempo e quello che lui avvertiva nel suo profondo. L'argomento si presta molto bene a una bellissima omelia, a lasciare da parte le ricchezze e gli onori di questo mondo e darsi all'umiltà, alle cose, ma la dimensione non è etica. È davvero il contrasto tra ciò che io sono e ciò che gli altri vogliono che io sia. E ora ci ritroviamo noi in un contesto che è quello liberista capitalista, se volete, perché è il modello dominante e che in qualche maniera è lo spirito del tempo attuale che vuole da noi alcune cose. No, dialogando con alcune persone ci ritroviamo spesso a dire: provate a vedere quali sono le parole chiave delle valutazioni sia nel lavoro che a scuola. Efficacia, efficienza, competenza, utilità. Stamattina a scuola guardavo una scheda che un mio collega stava somministrando alla classe, in cui c'era il testo messo in colonna, parola per parola, e poi c'era la colonna a doppia entrata in cui il ragazzo doveva riconoscere se è un verbo, se è un complemento, se è un soggetto, se è un aggettivo. Questo tipo di esercizio, che è diventato ormai comune, è la didattica digitale. Sì, no, sì, no, sì, no. Lo spirito della persona dov'è? Non c'è. Anzi, questo clima culturale, questo spirito del tempo, richiede di non avere soggettività, richiede di non averla, è fastidiosa la soggettività. Siamo sì, no, sì, no. È il linguaggio digitale. Tutto il discorso è già stato costruito. Tu devi soltanto dire dove ti collochi, è un po' come quando si entra in una pagina di internet. La pagina la trovate già e tu devi schiacciare dove vuoi andare. Sì, no, di tuo non c'è nulla. Dispiace dirlo, ma la scuola, come va sbraitando in tutte le piazze d'Italia Umberto Galimberti, la scuola si è piegata a questo mito dello spirito del tempo e non vuole soggettività negli alunni. Non la vuole. La didattica è diventata didattica per competenze. E da ricordarci che competenza è fratello gemello di competizione. Dopodiché non possiamo meravigliarsi se generiamo una società conflittuale e competitiva. Non c'è pace, non c'è armonia lì dove non ci sono soggettività. Probabilmente in questa chiave di lettura la seconda scena che vi mostro ci può essere di aiuto. Devo brigare un po' perché vedo che il programma che è qui in uso è leggermente diverso, la numerazione è un po' sfasata, ma dovrei farcela a 20 e 34, vediamo un po'.
Ciascuno può contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Qui la scena cambia totalmente. Proviamo a dire un po' di... raccogliere un po' di frammenti, di parole, di posture, di relazioni che caratterizzano questo secondo spezzone del film. Parole e idee possono cambiare il mondo. Parole e idee possono cambiare il mondo. Lì c'erano gli stendardi, le processioni, la luce della ragione, la candela, no? Sembra quasi un battesimo, un rito iniziatico di tipo illuminista. Strappano i fogli dal libro. Escrementi sono il parere di un critico di letteratura, di un critico letterario. Autorizzarsi a strappare le pagine di un libro. C'era un ragazzo, quello un po' rossiccio invece, che continuava ostinatamente a seguire il modello. Preso il righello, cominciato a fare gli assi cartesiani, quando poi quello ha cambiato versione, subito l'ha cancellato perché, cioè, proprio non riusciva a pensare con la sua testa. Per chi conosce tutto il film, sarà poi il traditore. Lui è il traditore, quello che ha creato scompiglio e, insomma, si è messo dalla parte dell'istituzione facendo esplodere la compagnia dei poeti estinti. Bene, queste due scene, adesso possiamo smontare questo affare perché non ci serve più, il computer me lo porto di qua che mi serve un po' più di qua. Queste due scene rappresentano, secondo me, dicono bene qualcosa del processo di individuazione in Jung. Quello spirito del tempo che impone come una cappa stili, linguaggi, scelte, posture, valori, priorità, gerarchie, cosicché la persona è tutta asservita a questo spirito del tempo, lo potremmo chiamare cultura dominante, modo comune di pensare, il così pensano tutti, così fanno tutti, ma così fanno tutti e così pensano tutti perché alla base del loro comportamento e del loro agire, dice Jung, vi è un mito che agisce. Una delle idee proprie di Jung è quella che il mito è un discorso, una narrazione fondativa di una cultura, che sia una cultura personale, familiare, cittadina, di una popolazione, dell'intera umanità. I miti ci agiscono in qualche modo, siamo abitati dai miti, ma per una semplicissima ragione, esattamente come possiamo dire che le nostre cellule sono il precipitato di tutta la storia dell'umanità, dal Big Bang fino ad oggi, e dentro la nostra struttura corporea noi raccogliamo questo precipitato che si è strutturato, organizzato in una maniera così singolare, così propria da dare origine ad un tipo di vita che è la nostra, della specie umana, e poi della specie umana ciascuno nel proprio ramo familiare, delle proprie origini ambientali e geografiche, fino ad arrivare alla nostra singola persona. Però dentro di noi agiscono tutto ciò che ci ha preceduto. Qualcuno giustamente diceva che quando nasciamo noi siamo già vecchi perché portiamo dentro l'eredità di tutto ciò che ci ha preceduto. Se questo è vero sul piano biologico, è convinzione di Jung che questo sia vero anche sul piano psicologico. È sua la nozione di inconscio collettivo per cui portiamo, affondiamo le nostre radici nella storia dell'umanità. Ora, non è qui la serata di discutere di questo, ma questa descrizione narra di come
noi abbiamo sì un margine di movimenti, ma di fatto il mito che ci portiamo dentro agisce nel nostro inconscio a nostra insaputa. E vale per questa nozione dell'inconscio quanto si diceva dell'AIDS: se non lo conosci ti uccide. Dell'inconscio noi diciamo: se non porti ad emersione consapevole frammenti, pezzi dell'inconscio, l'inconscio ti agisce. Ti agisce, noi siamo semplicemente mossi da questi fantasmi che ci abitano e che troviamo, che talvolta escono malgrado noi. Avete presente, no? I lapsus, i sogni, le proiezioni. Abbiamo molti meccanismi con i quali il nostro inconscio esce, e alcuni che studiano, che leggono, un po' li conoscono, qualcuno che ha fatto un po' di percorso terapeutico li conosce, in più probabilmente non se ne accorgono neanche. Il mito ci abita. Il lavoro del processo di individuazione è esattamente quel processo mediante il quale, anche con l'accompagnamento di un analista o di un testimone, di un maestro, qui ognuno ai suoi, se vogliamo affondare anche le mani nella grande tradizione cristiana, possiamo rispolverare la figura del direttore spirituale, quando questo direttore sa fare il suo mestiere in un modo brillante. La Chiesa cristiana ha una tradizione di padri spirituali in grado di fare questo, che sono i monaci del deserto, i primi padri della Chiesa. Se qualcuno legge dei testi della Filocalia trova di padri spirituali, di padri del deserto, che sono di fatto degli psicanalisti ante litteram, perché hanno colto che l'anima dell'uomo si esprima nel suo corpo, e pertanto l'osservazione del corpo dà adito alla possibilità di entrare nelle profondità dello spirito. Il processo di individuazione per Jung è quel processo mediante il quale una persona comincia a saper comporre il suo verso, la sua poesia. In una scena che adesso non vediamo, il compito che il professore dà alla sua classe è di scrivere ciascuno una sua poesia. Fatelo stasera, domani, provateci, scrivete una poesia. E vi accorgerete che l'accostamento delle parole, il modo con cui costruiamo immagini, accostando parole che in sé non starebbero insieme nella luce della ragione, all'accostamento delle parole, di fatto in quell'interstizio tra una metafora e l'altra, emerge la nostra anima, emerge il nostro profondo, emerge il nostro modo di pensare la vita, di sentire il mondo, di sentire la vita stessa. Quando un uomo è in grado di scrivere la sua poesia, allora probabilmente sta dando voce a ciò che già l'altra sera chiamavamo quella espressione della singolarità unica e irripetibile. Un uomo che si emancipa dal così pensano tutti, dal così fanno tutti, ed è in grado di assumere posizioni personali, è un uomo individuato, dice Jung, dove per individuato non intendiamo certamente individualista, ma intendiamo un uomo che ha riscoperto la fedeltà a se stesso. Apro una piccola parentesi sul versante interno alla Chiesa. La fedeltà a se stessi nella predicazione ordinaria, naturalmente ci sono eccezioni, nella predicazione ordinaria la fedeltà a se stessi è vista con molto sospetto, perché ha il sapore dell'egoismo, dell'autocentratura, dell'egocentrismo, ovvero si ha di questa fedeltà a se stessi una interpretazione moralistica. E per questa ragione, perdonate il linguaggio in questo luogo sacro, siamo fregati, senza possibilità di scampo. Se facciamo della nostra vita una esclusivamente una lettura moralistica,
se ci va bene, ma proprio se ci va bene, sta alle porte del purgatorio, ma per il resto, come dire, chi di noi può aspirare al meglio? È molto difficile. Già il semplice fatto di aspirare al paradiso ti colora di presuntuoso, quindi, voglio dire, non c'è storia, non c'è storia. E invece la fedeltà a se stessi è il primo comandamento, perché è vero o non è vero che la vita l'abbiamo ricevuta da Dio e che ciascuno di noi ha il proprio nome scritto nelle mani di Dio, e dunque questa nostra singolarità è sacra, è preziosa per Dio e non possiamo non prendercene cura. Perché guardarla negativamente? È il nostro primo compito. Jung arriva a dire, adesso lascio da parte i miei appunti e vado un po', Jung arriva a dire persino che può davvero vivere in comunità una persona che ha riscoperto e valorizzato e conosciuto la sua soggettività. Se tu non hai una soggettività, e non uso la parola adulta, non uso la parola maturo perché sono parole ambigue, uso se tu non sei individuato, ovvero se non hai scoperto questo volto originale che tu sei, quando starai insieme con gli altri tu sarai in preda di proiezioni, di modellamento, di adattamento, di conflitto, perché poi l'adattamento e il modellamento non sempre avviene per imitazione, a volte viene anche per conflitto, sapete, no? Quando un po' di invidia mi mette immediatamente in contrasto con un'altra persona ed è che io ritengo essere l'esatto contrario mio, in realtà voglio essere come è lui e non posso. La vera possibilità di un'esperienza comunitaria è data, secondo Jung, da persone individuate. Se non si è individuati, la comunità diventa un sostituto surrogato del grembo materno, in cui ci si rifugia e in cui, come dire, le spinte pulsionali narcisistiche fanno festa. Perché quando uno sta nella pancia della mamma è papa e re, perché tutto il mondo che è la pancia della mamma è presieduto da Sua Eccellenza il bambino. E noi continuiamo a vivere vite comunitarie in cui cerchiamo in qualche maniera posti di evidenza perché questa comunità diversamente ci fa sentire morti. Il processo di individuazione che avviene attraverso il dialogo costante con quella parte di noi che non è la razionalità, perché il processo di individuazione non è frutto di un ragionamento. È interessantissimo quel modo di comprendere la poesia nel filmato, no? Assi cartesiani, punti, ragionamento, quello con la squadretta. È un po' come diceva una volta uno psicologo dell'Università di Verona, è un po' come voler parlare del sorriso in questi modi. È un movimento sincronizzato e complesso di 40 muscoli dello sfintere orale. Un sorriso. Movimento coordinato dello sfintere orale. Così è. Prendi la poesia, metti gli assi cartesiani, metti i punti, quantità, quantificazione e poi persino tira la conclusione che quando leggerai una poesia la riconoscerai con questa lume, con questo lume della ragione, sarà il tuo godimento. Ma insomma, una poesia letta così. E quando entriamo in contatto con l'altra parte di noi, che è quella più immaginale, che è quella che lavora non con uno più uno fa due, lavora come queste immagini qui, lavora come queste immagini qui. Se volete, lavora come i sogni, come i nostri sogni, dove non sai come può accadere che tu ti sposi con tua madre nel sogno, eppure accade. E che questa parte porta con sé anche un'altra parte, che è la parte più oscura, Jung la chiamerebbe l'ombra, con la quale entrare in contatto. Jung se la prende anche un po' con i cristiani su questo, dice: ma se volete far nascere una nuova spiritualità dovete smetterla di considerare il male solo come male disfunzionale alla vita.
Il lato d'ombra non va negato, perché più lo neghi più ti perseguita. Con quel lato d'ombra tu ci devi dialogare, perché quella parte d'ombra ti è essenziale alla costruzione dell'equilibrio della tua personalità. Se volete, noi abbiamo un esempio splendido. Capitolo 4 del Vangelo di Luca. Gesù va nel deserto, e tutto, c'è tutto un capitolo sul deserto, nel prologo, va nel deserto e lì, dopo 40 giorni di digiuno, dopo aver fatto vuoto dentro di sé, incontra, direbbe Jung, questa non è teologia cristiana, questo è Jung, direbbe, e incontra la sua ombra. Per Jung il diavolo è l'ombra di Gesù, e con quell'ombra dialoga. E non è un caso che l'ombra di Gesù non lo tenta con una seduzione così a buon mercato, lo tenta con una seduzione citando la stessa Bibbia. Come dire, diciamola con il linguaggio nostro, Gesù nel deserto incontra la sua ombra meditando la parola di Dio, e lì fa la sua scelta, integra quella ombra, ma la integra dentro di sé, non perché vi obbedisce, integra la sua ombra perché ne legittima il dialogo. Ordinariamente nella tradizione spirituale cristiana, dal peccato bisogna stare lontani, il male è una cosa cattiva, il diavolo sarà sconfitto, e appartiene alla storia delle eresie il fatto che, come alcuni autori spirituali d'Oriente e d'Occidente hanno detto, ma il diavolo alla fine sarà salvato, sì o no? E alcuni, come Origene, dicono, ma sì, è la dottrina dell'apocatastasi, ma sì, è un padre, un santo orientale, San Silvano del Monte Athos, riflettendo su queste parole di Origene, dice, ma sì, ma Origene aveva ragione. Se non avesse ragione Origene, che alla fine anche il diavolo sarà salvato, mi spiegate voi che cosa vogliono dire le parole di Gesù? Io sono il primo e sono l'ultimo, dice San Silvano del Monte Athos. Se Gesù è l'ultimo, vuol dire che sotto di lui c'è più nessuno. Se io sotto di Gesù gli lascio il diavolo, e Gesù non è più l'ultimo, è il penultimo, dice, mica da poco la salvazione. Allora con questa ombra, dice, tu ci devi dialogare, la devi portare ad emersione, te ne rendi consapevole, decidi dove metterla, la tieni lì ben presente, perché in ogni momento ti può colpire. Ovvero un atteggiamento diverso anche verso il male. C'è un meraviglioso e molto, molto studiato scritto di Jung su dialoghi su Giobbe, è uno dei grandi scritti di Jung rispetto alla Bibbia, commentato solo quel libro per intero, non a caso, perché nel libro di Giobbe il problema è il male e il dolore dell'innocente. Individuarsi, divenire un soggetto autonomo, libero dallo spirito del tempo, libero dallo spirito del tempo. Questo processo di individuazione, che non è l'atto di un momento, è un processo che caratterizza l'intera vita, per Jung diventa il vero oggetto dell'accompagnamento della psicanalisi. Per cui per lui fare terapia significa mettersi a servizio dello sviluppo della personalità, supera persino l'idea stessa della malattia che genera sofferenza. Dice, no, è la sofferenza interiore che hai che genera la malattia. In questo recupera un vecchio pensiero di Platone: è quando l'anima si ammala che il nostro corpo geme, e che la malattia niente altro è che il grido dell'anima attraverso il corpo. Ora, non vogliamo neanche mitizzare questa chiave di lettura, perché la malattia quando ce l'hai, ma è fuori di dubbio che esista una stretta connessione tra dimensione esteriore dell'uomo e dimensione interiore. Siamo uno, siamo uno. Questo è il compito del processo di
individuazione. E quando un uomo, adesso ve lo riassumo in questo modo, il processo individuativo, per alcuni studiosi oggi dicono, è diviso in due parti. Nella prima parte della vita, seguendo l'insegnamento di Freud, nella prima parte della vita un uomo nasce, ed è la prima nascita biologica, dall'indifferenziato al differenziato. Un bambino dall'indifferenziato al differenziato comincia a nascere ed è un'altra persona. Mentre la prima nascita è l'indifferenziato al differenziato, questo bambino comincia un percorso di graduale, lenta separazione, perché lo sviluppo della personalità avviene attraverso processi di graduale, lenta separazione dalle figure genitoriali fino, poi vedremo, anche a questa ultima della individuazione e fino all'istante ultimo della nostra vita, che sarà l'ultima separazione. La prima nascita, quella biologica, quella che ci immette nella storia. La seconda nascita è quella che ci immette nella società. Noi nasciamo ad un altro corpo, assumiamo, dopo che abbiamo appreso a vivere in questo mondo, abbiamo imparato una lingua, abbiamo imparato a farla conto, sappiamo ragionare, sappiamo utilizzare gli strumenti della convivenza sociale, ne conosciamo le regole di funzionamento, abbiamo persino dato corpo alle inclinazioni delle nostre capacità e delle nostre abilità, abbiamo imparato un mestiere, acquisito una professionalità, troviamo lavoro, se si trova, ti crei un ruolo sociale, sei riconosciuto. A metà ottobre parleremo di riconoscimento con Ricoeur. Sei riconosciuto. La prima volta sei riconosciuto dal volto di tua madre, la seconda volta sei riconosciuto dal volto della società. C'erano i riti di iniziazione, ora sono altri, ma di fatto questa è la seconda nascita. Jung dice, bada, che quando tu entri nel mondo e apprendi a vivere in società, tutto quello che hai imparato ti viene consegnato attraverso lo spirito del mondo. C'è bisogno che tu prenda queste norme e le digerisca e le faccia tue in un modo tale da saper scrivere il tuo verso e il tuo contributo, se vuoi anche attraverso una tua interpretazione di queste regole. Avvertiamo che qui c'è qualcosa di pericoloso. La terza nascita è molto pericolosa. Perché? E perché significa che dentro tutto ciò che mi uniforma e mi adatta alla vita sociale insieme con gli altri, io devo introdurre qualcosa che è esclusivamente mio. Nel mentre mi unisco e voglio vivere con gli altri in società, devo affermare qualcosa che nessun altro pensa oltre me. Il rischio, come dire, è enorme, eppure è necessario correrlo, diversamente non si ha soggetto adulto. Quello della terza nascita. Vi offro, io adesso non vedo che ora è, mi dite che ora è, per piacere. Mamma mia, allora devo correre. C'è una interessantissima lettura di Raymond Panikkar su questa storia della terza nascita. Lui la vede mentre Jung la presenta su base, uso una parolaccia, ve la dico solo per farvi vedere che la conosco, su base ontogenetica, cioè sulla base del singolo soggetto, c'è anche una terza nascita su base filogenetica, cioè dell'umanità intera. E lui dice, certo, l'umanità intera, anch'essa è nata un giorno e attraverso processi evolutivi si è comportata esattamente come si comporta l'andamento evolutivo di un singolo uomo. L'uomo ha conosciuto una fase di indifferenziata appartenenza alle forme viventi in cui la coscienza di sé era praticamente pari a zero. C'è stato poi il momento del salto evolutivo, diremmo noi oggi, in cui l'uomo attraverso
processi di autoconsapevolezza, l'Homo sapiens prende coscienza di sé e sviluppa le sue facoltà superiori, la capacità di pensare, la capacità di pensare il proprio pensiero. E in questa maniera l'uomo entra nella seconda nascita. Ma c'è una terza nascita che aspetta l'uomo, perché se ci fermiamo alla seconda nascita siamo un po' a rischio, capite? Cioè noi siamo figli di un'epoca che ha dato credito alla razionalità teologica radicale presa come ideologia e ne sono nati disastri, l'Inquisizione, le crociate, abbiamo arrostito un bel po' di gente. Noi, ma in tutte le religioni, buddisti, musulmani, uguali. Ma anche quando è arrivata la Dea Ragione che avrebbe dovuto salvare il mondo, non ha fatto in tempo a nascere che già è nata l'epoca del terrore e che si è compiuta l'apoteosi del trionfo della ragione ad Auschwitz, ovvero il trionfo della sua sconfitta. Perché Auschwitz è il trionfo della ragione, della morte programmata, pianificata, a servizio della scienza o della pseudoscienza. E Raymond Panikkar dice occorre una terza nascita, lui la chiama la nuova innocenza, che non è il recupero dell'innocenza perduta, non è l'innocenza, quella rimane perduta esattamente come rimane perduta la fase indifferenziata della vita. Quando eravamo nella pancia della mamma non possiamo ritornare nella pancia della mamma. Aveva ragione Gesù a dire a Nicodemo: se non rinasci dall'alto. Era una terza nascita che gli stava chiedendo, e la terza nascita per Raymond Panikkar è avere lo sguardo contemplativo per sentire la vita che scorre negli alberi, nelle piante, nelle pietre e in te, e sentire questa vita che ti accomuna alla vita del cosmo. Vi rimando a questo, alle ottime e splendide letture di Teilhard de Chardin sullo sviluppo del cosmo verso il punto omega. Allora ci ritroviamo che con la terza nascita io definisco quello che per Jung è la nascita del soggetto singolo. È interessantissimo per dire in che modo le norme della comunità vengono superate dal soggetto attraverso un'interpretazione personale. Mi affido a un testo della prima tradizione cristiana, la lettera a Diogneto. Nella lettera a Diogneto dei cristiani si dice: i cristiani sono cittadini come tutti gli altri, abitano le città in cui abitano tutti, lavorano e vivono la vita di tutti, rispettano le leggi come le rispettano tutti, ma i cristiani con la loro vita superano le leggi. Ovvero, in nome di una ricerca personale che sarà pure originata dalla fede, ma capiscono lo spirito della legge e vanno oltre quella legge, ovvero interpretandola in senso estensivo con una ampiezza di cuore tale che la legge a quel punto diventa la misura minima, ma una misura minima non è in grado di contenere l'ampiezza e la profondità dell'amore, e pertanto l'amore non può restringersi in una legge. È affidata al cuore di un soggetto che liberamente, responsabilmente decide di rispettare le leggi, ma nella sua fede, senza che nessuno glielo chieda e senza che nessuno glielo imponga, con una libertà di adulto decide di amare secondo una misura ampia, ed è la sua scelta di cui è disponibile a pagarne il prezzo. Perché sì, il processo di individuazione come percorso spirituale ha un prezzo da pagare, perché quando cominci a interpretare la vita secondo la fedeltà a te stesso ti ritrovi da solo, non puoi più contare sull'aiuto di nessuno, perché la comunità ti vuole uniformare, la comunità ti dà degli ordini per tenerti dentro il recinto e in realtà tu vuoi essere tu, e allora devi accettare il prezzo della solitudine, un prezzo durissimo. È il prezzo della libertà, è il prezzo della libertà, cosa a cui noi stiamo rinunciando. Profezia di Freud, che gli uomini sono disponibili a perdere pezzi di libertà per ottenere in cambio briciole di sicurezza.
e noi stiamo ammalati di sicurezza e abbiamo rinunciato alla nostra libertà firmando ogni giorno consensi al trattamento dei dati e ogni giorno vendiamo pezzi di libertà, tanto che è diventata una barzelletta. Abbiamo autorizzato così tante persone a utilizzare la nostra privacy che per poterne ritrovare un briciolo, forse non so in quale stanza di casa nostra ci dobbiamo porre. Vi è mai capitato di navigare internet, di visitare una pagina in cui ti vuoi comprare quel libro lì, poi apri la mail e ti viene la pubblicità di quel libro lì. È proprio, sì, controllato. La solitudine è il prezzo. Gesù era un tipo, era una persona individuata? Eh sì. Soltanto un riferimento di Gesù. Quando di Gesù, vi siete mai chiesti come mai Gesù a volte sembra dire delle cose contrastanti? Lo interrogano: maestro, qual è la sintesi, il principio che raccoglie tutta la legge? E dice: tu sai, ama il prossimo tuo come te stesso e ama Dio con tutta la tua mente e le tue forze. Certo, il comandamento dell'amore raccoglie tutto, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il comandamento di Gesù. Poi dall'altro lato dice, in verità vi dico, della legge di Mosè non passerà neanche uno iota. E com'è? Prima mi dice che questa legge è superata nell'ampiezza dell'amore e poi mi riconfermi ancora l'obbedienza alla legge? Torna Dio dietro. Rispettano le leggi come tutti, ma con la loro vita superano la legge. Gesù era individuato. Gesù andava al Tempio, era un fedele ebreo, pregava come tutti gli ebrei, festeggiava la Pasqua, faceva il suo pellegrinaggio, faceva le sue elemosine, era un maestro, eppure, nonostante questo, è stato condannato come bestemmiatore. E il bestemmiatore è l'accusa di Gesù. In cosa consiste? Nel fatto che ha interpretato ciò che l'ebraismo attribuiva all'istituzione, il Tempio, Gesù l'aveva portato dentro di sé, parlava del Tempio del suo corpo. Del Tempio del suo corpo. Dal punto di vista spirituale questo libro è stato scritto, gli studiosi ormai sono tutti d'accordo, ma lo dice Jung stesso, in reazione allo scritto di Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in cui Nietzsche annuncia e grida e fa annunciare la morte di Dio. E Jung dice: ha ragione Nietzsche, Dio è morto, ma Dio è morto non perché non esiste più, come se poi la polemica fosse tra ateismo e credenti. No, Dio è morto perché non è più l'ispiratore di una vita, e Nietzsche ha ragione. Galimberti usa un'immagine straordinaria, dice: se tu togli Dio dal Medioevo, tu del Medioevo non capisci niente, ma se tu togli Dio dalla cultura contemporanea, la cultura contemporanea la conosci lo stesso, se togli la parola denaro cominci a non capirla più tanto. E allora Dio è morto, certo che è morto. E allora l'esito di questo libro, del libro rosso, è che Jung immagina che Dio è morto, ma non è morto in maniera tale che di lui non se ne sappia più niente. Dio è morto perché inizia una nuova fase per l'umanità. Il cristianesimo, se ha un futuro, è perché questo Dio rinasce nell'anima della persona, del soggetto. Ma qui già cominciamo a prendere un po' di distanza dal pensiero cristiano così ortodosso, dalla dottrina ufficiale della Chiesa. Deve nascere in te. Per capire bene questo concetto c'è un personaggio del Novecento che è favoloso in questo e di cui, leggendo nelle pagine, capirete che cosa significa la nascita di Dio nell'anima dell'uomo. Leggetevi il diario di E.T.A. Gesù. Dio nel profondo. Dio nel profondo. E quella parte più profonda di me io la chiamo Dio. E ogni giorno io dialogo Dio in me con Dio e parlo Dio a Dio. E questo dialogo si consuma nella mia interiorità.
Un cristianesimo che è in grado di entrare nelle profondità dell'animo umano, e qui l'animo umano la intendo in senso psicanalitico, filosofico, non in senso cristiano, dell'animo, delle profondità anche dell'inconscio dell'uomo, non potrà avere futuro. Il cristianesimo esterno, quello che considera Gesù fuori di sé, è finito, non parla più nessuno. Per questo scrivevo sul volantino che mi è stato distribuito, lo rileggiamo di qua: negate il suo essere fuori di voi, è un invito, il suo essere si riferisce a Gesù, negatelo fuori di voi, dovete essere lui stesso, non dovete essere cristiani, ma Cristo, altrimenti non siete pronti per il Dio che verrà. E nessuno può essere risparmiato, a nessuno può essere risparmiato il cammino di Cristo, perché è quello che conduce a ciò che ha da venire. Dovete tutti quanti diventare Cristi. Va da sé che nel percorso della individuazione l'imitazione non ha posto, si capisce bene, perché imitare significa identificarsi con un altro. E Jung continuamente, non prendo adesso citazioni per non perdere tempo, continuamente ripete: ma se tu ti identifichi con un altro, tu non vivi più la tua vita, tu vivi la vita dell'altro. E Martin Buber, in quel famoso racconto nel libretto favoloso Il cammino dell'uomo, riporta uno dei racconti dei Cassidim, un dibattito tra due rabbini, quando Rabbi Rabbi Shushia: tu che ti stai preoccupando tanto di voler fare le cose di Mosè, e ne sei preoccupato perché qualcun altro ti precede, è più grande di te, ma interrogati, quando andrai davanti all'Altissimo, l'Altissimo non ti chiederà perché non sei stato Mosè, ti chiederà perché non sei stato Mario o Sabino. È di questo che noi dobbiamo rispondere, perché questo è il dono che ci è stato dato, ci è stata data quest'unica vita, e di solo questa vita rispondiamo. Non possiamo dire perché non ho fatto le cose che ha fatto, come faccio a imitare Gesù? Capite? Una delle difficoltà grosse del cristianesimo è che la imitazione comporta inevitabilmente una svalutazione del cristianesimo morale. Perché? Perché se io devo fare quello che fa Gesù, che devo fare? Devo fare del bene, rispettare i comandamenti, andare a messa, voler bene alle persone, fare volontariato, per i miracoli ci stiamo attrezzando, non siamo ancora capaci di farlo. Che vuol dire imitare Gesù? Non è possibile. Non è possibile. Comporta la riduzione al moralismo e il tradimento del cristianesimo, con buona pace della imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis. E non è possibile. Se l'imitazione di Cristo è fare le cose che Cristo ha fatto, non è possibile, è una contraddizione in termini con il dettato di Genesi 1: li fece a sua immagine e somiglianza, e ognuno di noi è unico e irripetibile. Non è data possibilità di imitazione. Notate che io qui sto viaggiando, non si capisce più bene se vi sto parlando di Jung, vi sto dicendo quello che penso io o quello che dice la Chiesa Cattolica, vi sto dicendo quello che dice Jung, e per onestà vi dico quello che penso anch'io. La Chiesa Cattolica direbbe questo: no, perché noi abbiamo, dal punto di vista dottrinale, abbiamo un'altra comprensione, che noi viviamo la nostra vita in Cristo. Ed è entrando nel sacramento, in questo Jung riprende anche il tema del sacramento, certo che entri nel sacramento, entri nel simbolo, ed è quel simbolo che ti trasforma, ma non è la comprensione cristiana del sacramento, è la comprensione psicologica, che ha tutto il suo valore, ma prende le differenze, le distanze da quella della dottrina. Manteniamoci su Jung. Cristo non si può imitare. Ovvero, dice Jung, ma no, in realtà qualcosa di Cristo noi la possiamo imitare. In cosa possiamo imitare Cristo? Possiamo imitare Cristo in questo, come, ripeto adesso parole quasi testuali di Jung,
come Cristo ha vissuto la sua vita fino in fondo, entrando profondamente dentro la storia del suo popolo, Mosè ed Elia, e dentro questa storia reinterpretando la sua appartenenza al popolo ebraico, al popolo eletto, in una maniera nuova, a tal punto da rappresentare il Nuovo Testamento, la Nuova Alleanza, qualcosa di nuovo che nasce con lui e solo con lui poteva nascere. Io posso imitare Cristo in questo. Dunque, come Cristo, anche tu vivi fino in fondo la tua vita. Devi vivere la tua vita come Cristo ha vissuto la sua, non imitandolo in quello che lui ha fatto. Prenditi, adesso divento io un po' predicatore, ma prenditi la responsabilità di dire tu chi vuoi essere, mettendo insieme ciò che la storia dell'umanità, la storia della tua famiglia, la storia del tuo popolo, la cultura, le letture che hai fatto, gli incontri che hai fatto, le tue profondità, tutto ciò che ti è stato dato, fai un pasto che solo tu hai potuto fare e che nessun altro farà. Vivi la tua vita, Gesù ha vissuto la sua. Per Jung diventare cristiani significa questo, anzi lui dice non siate cristiani, siate cristi. Perché per Cristo, come Cristo è diventato se stesso, anzi come Gesù di Nazaret, per essere più precisi, è diventato il Cristo perché ha vissuto la sua vita in piena libertà e responsabilità fino alla solitudine della croce, fino a dialogare con la sua ombra, un'ombra che ha trovato anche sulla croce, incontrando l'ombra dell'umanità intera addirittura, e su quell'ombra ha preso una posizione del perdono, ha fatto la sua scelta. Ognuno di noi ha il compito di viversi la sua vita da solo. Jung dirà alla conclusione, dice, in questa maniera siete invitati a non diventare cristiani, perché se tu diventi un Cristo, tu non sei un cristiano, tu sei un Cristo. Cioè tu, non dico che ti fondi una religione per conto tuo, ma no, il tuo sentiero, il tuo, ognuno ha il suo sentiero, ognuno ha la sua via. Il tema della via è un altro dei temi fondamentali del Libro Rosso, capite? È potente come provocazione, è davvero potente, è l'invito quasi radicale a vivere, ad assumere la propria condizione di creatura, la propria, ad assumere, per dirla con le parole di Lacan, il tuo nome non ce l'ha nessun altro. E allora realizza ciò che ti è stato consegnato e ciò che è assolutamente tuo. Il percorso della individuazione che ci porta a realizzare la nostra umanità in pienezza contraddice dunque la possibilità di imitare Cristo e di imitare chiunque altro. Non c'è un'altra via, c'è solo la tua via. E come Cristo ha seguito la sua via assumendosene tutta la responsabilità liberamente fino in fondo, se vuoi imitare Cristo prenditi la responsabilità della tua vita fino in fondo, la tua. Vedete? Quanto al tema del rapporto con il cristianesimo, bisognerebbe aprire un altro capitolo che non appartiene al Libro Rosso e di cui lo stesso Jung parla, quando individua in Cristo un archetipo, l'archetipo del sé, ma questo ci porterebbe lontano e forse può essere oggetto di una chiacchierata di un'altra volta. Ma questo è. Alla domanda dunque, è possibile imitare Gesù? Jung risponde seccamente no. Vietato imitare. Tu hai la tua vita e la tua vita è il tuo sentiero. Percorrilo. E solo tu. Da solo. Ma si muore. Ma a nessuno è dato lo sconto della vita di Cristo, no? A nessuno. Il sentiero di Cristo si muove, e se uno non accetta di morire, c'è un altro capitolo sul sacrificio dell'io, no? Di questo adattamento alla società che deve morire perché nasca l'eroe. Qui le fiabe sono meravigliose, in questo perché raccontano il viaggio dell'eroe che a un certo punto chiude con casa sua e va da solo.
ma è l'unico che è in grado di cercare il Santo Graal, è l'unico capace di generare una nuova umanità, di fondare una nuova città, Enea, che fonda un'altra città, portandosi sulle spalle il vecchio padre Anchise e per mano il suo figlio Ascanio. Grazie. Penso che tutti abbiano apprezzato la chiarezza con cui ci hai accompagnati questa sera. Noi avevamo visto questo film, Acquarina mi pare, sì, in un'occasione. Bene, allora il prossimo appuntamento venerdì 25 ottobre alle 21, Sentieri di Reconnaissance, in dialogo con padre Rick, relatore lui, Sabino Calabrese e Alice Venditti, un duetto. Sì, una collega molto giovane, ha fatto dottorato su Paul Rick all'Università di Parigi. Come di solito facciamo per i nostri relatori, diamo questo pieghevole, no? Che riproduce la croce e il Cristo schiodato, e poi un libro che solitamente collega... Mi sta allargando la libreria. Sì, ma poco, poco. È un libro che ricollega comunque altri relatori, altre serate, di Antonietta Potente, teologa, Gesù di Nazareth, il poeta increato. Usa questo termine, il poeta di Nazareth. E troverete nel sito il video, fra qualche giorno ovviamente. Solitamente noi ci autofinanziamo, ma quello che raccogliamo in fondo lo destiniamo interamente ai poveri, quindi ci autofinanziamo in maniera diversa. Ricordiamo oggi che San Francesco, ricordiamo, facciamo l'onomastico anche di Papa Francesco. Sì. Assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di cose grandi, preoccupato e impotente per un amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro,
sono tutte e due insieme, davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole vigliacco. Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo. Beh, grazie. Buon rientro a casa e buonanotte a tutti. Grazie ancora Savino. Avremo piacere di nuovo di ascoltarti. Poi, quando abbiamo fissato l'altra serata, no, l'altra con il... Adesso non come si chiama?